Gialappa Show, allora la nuova edizione, Valentina Barbieri, sei saldamente nel cast, direi, e raccontaci innanzitutto quali saranno le novità e i tuoi personaggi. Insomma, tornerà Ilari e poi? Tornerà sicuramente Ilari con appunto Quasi Unica, che avrà un'evoluzione, lei girerà il mondo, quindi sarà molto divertente, si porterà dietro, diciamo, alcuni dei personaggi che avete visto nella scorsa edizione. E altri personaggi farò sicuramente dei personaggi inediti, non sono delle imitazioni, sono proprio dei personaggi totalmente creati insieme agli autori per primo ed ultimo appuntamento. E poi ci sarà anche, forse non si può spoilerare, però sicuramente mi vedrete in altri sketch, e ci saranno anche delle cose mie, ma che stiamo costruendo piano piano perché abbiamo fatto delle prove e vogliamo portarle, diciamo, con la giusta idea, ecco. Senti, ma quando la gente ti ferma per strada, qual è il personaggio che più è amato dal pubblico? Qual è il feedback che ricevi? Beh, sicuramente Ilari è quella che, diciamo, rimane un po' più impressa, anche perché io sono di Roma, quindi diciamo che mi capita di bazzicare, insomma, per Roma, e la gente quando mi ferma mi chiede, appunto, mi fai l'imitazione di Ilari? Beh, invece lei, hai avuto modo di avere un feedback da lei? Allora, ho avuto modo di avere un feedback non proprio da lei, ma da persone che le stanno vicino, perché una volta mi è capitato di lavorare con Alessia Solidani, che è la sua parrucchiera, e lei mi ha detto che Ilari ha visto i video e si è molto divertita, ma anche la produzione in generale, che conosce comunque molto bene Ilari. E quindi magari ci sarà la possibilità un giorno anche di vedervi ma io insieme. lo spero, lei deve venire nel mio format, cavolo. Senti, invece, insomma, il Gialappa Show, ormai siete diventati una famiglia. Assolutamente sì, si è proprio creato un clima molto familiare, loro poi sono molto carini con noi, ci ascoltano, si costruisce tutto insomma insieme, quindi è proprio una famiglia, una fabbrica di artisti, ecco, una famiglia fabbrica di artisti, ecco. E poi lavorare divertendosi è quasi non sembra lavorare, no? No, esatto, perché poi io comunque qui continuo a fare quello che esattamente faccio sui social, quindi è proprio un proseguire un lavoro che io inizio quotidianamente, cioè faccio quotidianamente e poi lo porto qui in televisione, quindi è stupendo. E invece il punto d'arrivo qual è il tuo sogno? Allora, punto di arrivo mi piacerebbe tantissimo, ma proprio tantissimo, il mio desiderio nella vita è fare tipo un programma tipo Saturday Night Live, cioè proprio una roba così, sarebbe stupendo, che già il Gialappa Show comunque un po' lo ricordo. Però è un formato un po' diverso, quindi mi piacerebbe fare quella roba lì. Quindi, insomma, produttori di Sky. Pensateci. Che poi loro in realtà l'avevano già fatto, una roba del genere, però insomma poi hanno abbandonato, però comunque. Ecco, con Valentina si può. Esatto, si può riportare. Si può riportare, senti. E invece un personaggio che potresti un giorno tirare fuori dal cappello? E allora, personaggi che mi piacerebbe fare, mi piacerebbe tantissimo fare Alessia Marcuzzi, che non ho ancora mai imitato, però mi piacerebbe tantissimo poterla imitare, perché secondo me ha delle... è venuta l'anno scorso? No, non gliel'ho detto perché non l'ho incontrata purtroppo, okay. Però l'ho detto in varie interviste, quindi speriamo prima o poi di portarla. Bene, allora, speriamo di vederti anche imitare Alessia, quindi dai l'appuntamento per Gialappa Show. Allora, vi aspetto. La posso dire a Ilari? Certo. Allora, io aspetto il 21, mi raccomando, alle 21.30 sotto il vuoto, Gialappa Show, non mancate. Ciao! Grazie. Ciao. E complimenti. Grazie.